che possiamo passare quindi alla seconda parte della giornata, introducendo l'ambito trattato dalla dottoressa Claudia Sorlami, che è di Caltanissetta. Quindi oggi abbiamo avuto due relatori dalle parti opposte dell'Italia, dall'estremo nord pavese al profondo sud di Caltanissetta. Quindi abbiamo unito a Catania queste due professionalità. Quindi la dottoressa Sorlami si occupa dell'ambito forense utilizzando gli insetti, quindi entomologia forense, un altro ambito di competenza anche del biologo, in cui si vede come le competenze entomologiche, quindi le competenze zoologiche, possono essere utilizzate in ambito forense. Ora, così per inciso, non è che, come dicevi prima tu, Vincenzo, non è che esiste un corso di laurea in genetica forense o in zoologia forense o in entomologia forense, cioè qualcosa con il forense attaccato dietro. Forense si diventa col tempo, cioè uno prima di tutto deve essere esperto in un determinato ambito, o nel campo della genetica, o nel campo della zoologia, o nell'ambito della botanica, perché anche lì c'è una botanica forense che oggi non abbiamo trattato, magari tratteremo in un'altra occasione. Quindi uno intanto deve essere esperto in quell'ambito lì, in questo caso la zoologia e l'entomologia. Uno deve conoscere benissimo gli insetti, come vivono, come si nutrono e così via. Poi uno che è esperto in un certo ambito viene chiamato come tecnico, come perito, e allora diventa quella certa cosa forense, che può essere l'entomologo forense, il botanico forense, il genetista forense, ma prima di tutto uno deve essere esperto in un determinato ambito, oppure l'informatico forense. Non è che uno nasce come informatico forense, prima deve essere un bravissimo informatico, dopodiché diventa anche esperto perché viene contattato in quanto esperto in una determinata cosa. Quindi adesso noi vedremo questo ambito qui, quindi l'ambito della entomologia forense, quindi come gli insetti possono essere utilizzati in ambito forense. E questo è un ambito di cui se ne occupa benissimo la dottoressa Sollami, che ripeto non è potuta essere presente, però ci ha dato la sua presentazione ugualmente. Quindi adesso la condivido così la possiamo vedere tutti quanti. Un attimino, quello qui. Buonasera a tutti, io mi chiamo Claudia Sollami e sono una biologa. Ringrazio gli organizzatori per avermi coinvolto e l'obiettivo di oggi sarà quello di parlarvi dell'entomologia medico-legale nelle indagini giudiziarie. Quindi l'obiettivo sarà quello di definire cos'è l'entomologia forense, per molti ancora sconosciuta, per altri invece ancora obiettivo di approfondimento di questa disciplina e introdurrò quelli che saranno gli aspetti applicativi di questo metodo entomologico, Forse in non si cosa vede il video? consiste e dove trova Il video lo applicazione. vedete? Laddove Sì, oggi si si vede. studia Ok, va entomologia bene. medico-legale nelle indagini giudiziarie, parliamo di insetti che infestano dei corpi, che infestano dei cadaveri. Quindi quale sarà l'obiettivo? Dagli insetti, dallo studio degli insetti, riusciremo a risalire a dei dati fondamentali che riguardano le indagini giudiziarie. L'entomologia forense ha diversi campi di applicazione perché oltre allo studio degli insetti che infestano cadaveri e quindi nel settore del medico-legale, riguarda anche il settore merceologico. Questo permette di studiare l'infestazione che avviene nelle derrate alimentari da parte degli insetti e quindi risalire da quanto tempo è avvenuta l'infestazione, da quanto tempo quindi le derrate sono state esposte agli infestanti. E questo permette di avere più possibilità di approntare uno studio entomologico in più settori. Queste applicazioni sono state da me approfondite sia per quanto riguarda gli studi fatti da un punto di vista entomologico forense, ma anche grazie al sistema HACCP e la sicurezza alimentare. E quindi unendo questi due mondi apparentemente distinti, si riesce a estrapolare un filo conduttore, cioè
cioè che dall'igiene, dalla sicurezza alimentare allo studio degli insetti si può risalire in entrambi i settori invece ad una, appunto, a dare una risposta anche lì in ambito giudiziario. La guida alla repertazione entomologica in sede di sopralluogo è alla base del lavoro dell'entomologo forense. Ad oggi quindi parleremo dell'entomologia forense medico-legale, quindi della sua definizione, la determinazione delle PMI, post-mortem interval, che approfondiremo successivamente, i cenni di etologia di ditteri e coleotteri, che sono i protagonisti dell'entomologia forense, quindi i principali insetti che possono trovarsi durante un'infestazione di un cadavere, la repertazione entomologica, quindi il protocollo da eseguire, e l'utilizzo del corretto kit di repertazione entomologica, nonché per ultimo, ma non per importanza, gli stadi decompositivi e quindi le squadre di insetti che intervengono nell'infestazione di un corpo durante le sue fasi di decomposizione. I primi insetti a giungere sul cadavere con lo scopo di ispezionarlo e quindi successivamente di riprodursi all'interno di esso sono i ditteri, le cosiddette mosche, appartenenti a diversi generi e specie con distribuzione in tutto il mondo. Sono dotati di un olfatto fortemente sviluppato e quindi vengono immediatamente richiamati dall'emanazione dei gas tipici della decomposizione. Una volta giunti nelle vicinanze del cadavere, individuano i migliori siti per deporre le loro uova, innescando il processo della colonizzazione. I siti più idonei dove garantire la migliore protezione dalla disidratazione viene influenzata dalle condizioni ambientali, facendo prediligere i naturali orifizi del corpo, come ad esempio il volto, le pieghe cutanee, l'attaccatura dei capelli. Ogni femmina può deporre da molte decine a centinaia di uova che si manifestano come ammassi spesso di notevoli dimensioni. Inumazione del corpo, immersione in acqua o chiusura in sacchi o luogo chiusi sono condizioni anche fortemente influenzate dal clima, quindi dal vento, dalla temperatura e dal buio, e possono impedire o rallentare la colonizzazione. In genere nel giro di poche ore, e questo ovviamente dipende dallo sviluppo dell'insetto, quindi specie specifico, a temperatura dipendente, si accrescono fino al terzo stadio di sviluppo. Quindi, come vedete nell'immagine, abbiamo la deposizione delle uova, tre stadi larvali, L1, L2 e L3, fino a quando, come vedete, la larva in L3 diviene progressivamente più vorace e si allontana anche dal corpo per andarsi ad impupare. La pupa, una certa fase del suo sviluppo in base alla temperatura e specie specifico, determinerà poi la metamorfosi in adulto. L'entomologia forense medico-legale, pertanto, è la scienza che mette in relazione l'entomofauna campionata sul cadavere con i parametri ambientali specifici del luogo di rinvenimento, determinando sulla base della natura qualitativa delle repertazioni entomologiche il tempo intercorso dal decesso e o eventuali spostamenti subiti dal cadavere. Il metodo entomologico si basa pertanto sullo studio dei ditteri che precedentemente abbiamo visto, che dotati di questa percezione olfattiva fortemente sviluppata sono giunti sul cadavere. Che cos'è a questo punto il PMI? Perché è importante la stima della colonizzazione entomologica per il calcolo del PMI. Il metodo entomologico si basa sul tempo intercorso dal decesso, che può essere calcolato utilizzando due metodi differenti a seconda del tempo trascorso dall'evento. E per PMI si intende post mortem interval, quindi il tempo intercorso infatti dal decesso. Il primo metodo si basa sull'analisi dello stadio di sviluppo delle larve delle mosche che per prime colonizzano il cadavere. La conoscenza delle loro fasi di sviluppo, della temperatura dipendente, perché vi ricordo che ad ogni ciclo di sviluppo, in base alla temperatura, questa varierà in base appunto al loro percorso di sviluppo, e delle loro dimensioni, che permette di stimare il tempo di colonizzazione di un corpo, se sono note le temperature del periodo precedente al ritrovamento del corpo stesso.
Il secondo metodo riguarda invece lo studio delle comunità che si susseguono sul cadavere e che sono legate a particolari stati di decomposizione del corpo quando la colonizzazione avviene in tempi più lunghi. Quindi un corpo in decomposizione costituisce un habitat in continuo cambiamento per un susseguirsi di diversi fenomeni fisici, chimici e biologici dopo la morte. Ogni fase decompositiva attrae diversi gruppi specifici di insetti che accorrono sul corpo per cibarsi direttamente dei tessuti e quindi per deporvi uova, dalle quali poi si schiuderanno le larve. La correlazione tra le fasi decompositive di un cadavere e l'entomofauna fu realizzata, razionalizzata da Mengin, che mise in atto il metodo successionale individuando diversi stadi decompositivi e altrettante squadre di insetti colonizzatrici. Pertanto, dopo aver definito il PMI e i metodi di calcolo, ricordiamo che l'entomologia forense è suggestiva di eventuali quindi spostamenti del corpo, da quanto tempo il corpo è stato esposto all'entomofauna, alla causa e alle modalità anche interconnesse al decesso, perché gli insetti, ricordiamolo, sono quasi testimoni silenziosi di un evento e pertanto possono essere suggestivi di molti indizi durante lo spostamento di un corpo, durante lo stazionamento di un corpo in un luogo. Ed ecco perché proprio in questo slide ho voluto menzionare due applicazioni importanti in correlazione con l'entomologia, che sono l'entomotossicologia, quindi lo studio di sostanze tossiche che possono ritrovarsi anche all'interno della larva, perché la larva si nutre dei tessuti in decomposizione, quindi può avere anch'essa può essere studiata da un punto di vista tossicologico, come anche un approccio entomogenetico, in modo da estrarre direttamente tracce, frammenti di DNA da materiale entomologico. È necessario che la repertazione entomologica venga effettuata sia durante il sopralluogo che, se necessario, anche in sede autoptica. In entrambe le fasi si procede alla raccolta dei campioni che poi verranno processati in laboratorio e correttamente interpretati dall'entomologo forense. Sia in fase quindi di sopralluogo che di repertazione bisogna raccogliere i campioni rappresentativi dai vari distretti corporei e dalla scena del ritrovamento, in modo che anche in diverse zone del corpo prendiamo dei campioni rappresentativi per ogni fase di infestazione. Una volta raccolti, questi arrivano in laboratorio e una parte viene fissato in alcol al 75%, in modo da avere sempre una parte di campioni da poter riesaminare, e una parte verrà messa in coltura per portare avanti il ciclo di sviluppo dell'insetto. Quindi facciamo un esempio: troviamo una larva in L3, mettere in coltura significa far continuare il suo ciclo di sviluppo in laboratorio fino a quando questa non diventa adulta. Una volta diventata adulta, anche in una fase larvale, è possibile osservarla al microscopio, osservare i marcatori morfologici, che cosa sono, quindi tutti i marcatori identificativi di una determinata specie, perché quello è l'obiettivo primario. La prima cosa in assoluto è identificare correttamente la specie, quindi l'entomologo osserva al microscopio, oggi lo fa anche a livello molecolare, per identificare la specie corretta, perché sbagliare la specie o comunque identificare una specie che in quel momento non è rappresentativa, quindi non è quella corretta, significherebbe andare a sbagliare anche il calcolo di quel famoso PMI, se vi ricordate, e quindi questa identificazione diventa fondamentale. Un altro dato fondamentale è la misurazione della temperatura storica sulla scena. La prima cosa che fa l'entomologo, ancora prima di repertare, è misurare la temperatura della scena e quindi andare a chiedere anche una valutazione, ecco, delle finestre temporali in cui gli insetti avrebbero potuto colonizzare il corpo, quindi a ritroso, grazie ai dati meteo, andare a capire andare a conoscere i dati della temperatura, in modo che, come vi ho detto precedentemente, fare una correlazione tra l'insetto e la temperatura
di accrescimento, la temperatura di sviluppo di quell'insetto, perché la colonizzazione è specie specifica e temperatura dipendente. Adesso introduciamo il protocollo ufficiale di repertamento dei campioni entomologici, perché anche in questa fase dobbiamo attenerci a un protocollo rigido che prevede un kit di repertamento, che prevede delle fasi ben precise e una raccolta dettagliata, andando a vedere nel dettaglio quali sono i punti essenziali da scrivere all'interno anche di una relazione. Perché è una vera e propria checklist dove noi andiamo a riportare, oltre che i dati come ad esempio il giorno, l'orario, la sede in cui è avvenuto il sopralluogo, andiamo a riportare dettagliatamente il numero di campioni che vengono repertati, la fase di sviluppo, quindi se prendo delle uova, se reperto invece delle larve, degli adulti. Questo per garantire una tracciabilità, una rintracciabilità del lavoro svolto, dei campioni repertati e dare sempre maggiore affidabilità e professionalità al biologo che interviene su una scena del crimine. Il protocollo di raccolta delle informazioni in sede di sopralluogo, quindi la scheda per l'entomologia forense specifica per la raccolta, ha una vera e propria particolarità. Come vedete in alto, dobbiamo descrivere la tipologia, quindi del reperto che ho raccolto, quindi se è un dittero, e quindi avete visto un po' sono le cosiddette mosche, i coleotteri, e in particolar modo in quale fase di sviluppo? Mosca, uova, larve, pupe o pupari, che sono le pupe che ormai si sono schiuse, è fuoriuscito l'adulto, ma anche i pupari vengono repertati. Vedete, riportano diversi simboli, dobbiamo riportare anche la quantità dei reperti presi all'interno appunto della scena e anche dei coleotteri andiamo a indicare se sono adulti, se sono delle larve, exuvie o le ninfe. Questo permette quindi anche, come vedete a destra, di riportare la sede dove sono stati ritrovati. Quindi si deve compilare inserendo sulla figura umana il simbolo corrispondente al tipo di entomofauna e al numero progressivo dei campioni. È importante quantificare quindi la colonizzazione entomologica descrivendo gli esemplari specifici ritrovati in una scena. A seguire vedete come ogni campione prelevato, abbiamo inserito il simbolo corrispondente, viene descritta la sede del prelievo, quindi proprio si indica il numero riportato in figura, si associa un codice identificativo. Questo codice è importante perché, come vedete, nella tracciabilità delle operazioni e dei campioni repertati, anche in laboratorio avremo sempre una corrispondenza tra ciò che è stato repertato e ciò che è stato esaminato, identificato. Ovviamente che si conclude con la data e l'ora del campionamento, tutti i rilievi fotografici di tutti i reperti presi sulla scena, repertati sulla scena e infine appunto tutti gli allegati annessi. Potete vedere come una volta i campioni arrivano in laboratorio, una parte viene fissata, vedete con un bollitore viene messa dell'acqua non troppo calda perché comunque le larve si devono poter distendere e allungare per vedere i marcatori morfologici. Una parte invece viene messa in coltura e quindi mangeranno del fegato bovino per potersi sviluppare e per potersi accrescere. Vedete che si allontanano comunque dalla loro fonte di nutrimento perché già si stanno avviando in una fase di post-feeding, cioè hanno smesso di mangiare. In questo contenitore trasparente proprio si vede come si bloccano, si fermano e si impupano. E in questa fase di pupa e poi successivamente dal pupario fuoriuscirà l'adulto. Ecco, vedete, già sono nate le prime mosche e la nascita della mosca adulta in correlazione anche con la larva nello studio della loro morfologia permetterà di identificarli correttamente al microscopio. Questa è un'immagine allo stereomicroscopio.
Quindi, a seguito dell'analisi del reperto entomologico, lo abbiamo identificato, gli abbiamo dato un nome e da questa identificazione adesso inizierà tutto un percorso di osservazione, di correlazione, tra la scena del crimine e l'insetto identificato. Laddove io trovo un insetto che non è correlato con l'ambiente in cui si trovava, faccio un esempio: se un corpo viene nascosto in un ambiente chiuso e successivamente ritrovato in un ambiente aperto e non c'è corrispondenza tra l'insetto trovato in quell'ambiente aperto perché non corrisponde all'habitat naturale. Quindi, un esempio, un corpo viene gettato in acqua, ritrovo un insetto che normalmente vive in un ambiente acquatico e allora è correlato, cioè è effettivamente il suo habitat naturale, ma laddove invece quel corpo non è stato ritrovato in acqua, ma ha la presenza di insetti acquatici, questo stona rispetto appunto alla normale correlazione. Quindi, primo dato di fatto sta che l'entomologia forense può rispondere ad un quesito: il corpo è stato spostato, è stato trasferito da un ambiente ad un altro, c'è correlazione tra la specie repertata, osservata, identificata e la scena del crimine, che chiamiamola così perché una scena per definirsi scena del crimine ovviamente deve passare una serie di quesiti e poi deve dare anche delle risposte. Quindi, prima risposta è questa. La seconda può determinare, come abbiamo detto, all'entomotossicologia e all'entomogenetica, dare altre risposte, estrazione di DNA, come estrazione di sostanze stupefacenti e quindi dare altre risposte alle indagini giudiziarie. E la risposta in primis è quella di determinare da quanto tempo soprattutto è esposto all'entomofauna. Quindi già dall'arrivo dell'insetto sul corpo e la sua colonizzazione, questo già è un dato che può unirsi poi a tante discipline, perché ricordatevi che nella biologia forense non esistono mai delle discipline singole che lavorano ognuno nel proprio settore, ma è una vera e propria sinergia. Quindi quando inizio una consulenza, è uno staff che lavora insieme, si lavora insieme al medico legale, si lavora insieme al tossicologo, al genetista e ognuno di noi, con il proprio apporto scientifico unisce questi pezzi del puzzle ed è un vero e proprio unire i pezzi per arrivare a una più vicina verità, ad una più vicina, in prossimità, ecco, di elementi utili che possono fare il quadro generale a un magistrato, insomma, a un investigatore che cerca di, grazie alla scienza, ricostruire l'intero percorso che ha fatto quel corpo dal suo decesso al suo ritrovamento. Quindi, alla luce di tutto questo percorso fatto insieme, dalla definizione di entomologia forense, dalle sue applicazioni, avete visto come l'entomologo arriva in una scena, ha tutto un suo percorso, dalla sede di sopralluogo alla sede autoptica, al laboratorio, fino a redigere una vera e propria relazione. Anche in tal senso volevo approfondire questo aspetto, perché noi biologi, siamo indotti a pensare che il nostro mondo sia solo quello del laboratorio. In realtà non è così. Quando si parla di biologia forense si devono sviluppare delle competenze ben precise. La prima competenza è quella di portare gli aspetti prettamente scientifici in sede di tribunale e vi garantisco che questo non è scontato e non è semplice, perché dobbiamo scendere un attimino sempre più nella semplicità del dialogo per poter interagire con delle figure che non sono addestrate a conoscere, non sanno tutto quello che è il mondo biologico, il mondo scientifico, perché non possono conoscerlo, loro sono giuristi e quindi in tal senso il biologo deve cercare di estrapolare un dato prettamente scientifico e semplificarlo proprio per garantire che le indagini e i contenuti scientifici siano a portata di tutti. Questo è il primo
È la prima competenza che sviluppa un biologo forense. La seconda competenza è quella della scrittura. Scrivere e interpretare correttamente tutti i dati per poter portare una perizia completa in tutti i suoi aspetti, anche questa è una competenza che si delinea in questo settore ed è fondamentale perché chi ci ascolta e chi ci legge deve comprendere ogni aspetto dell'indagine. Un altro aspetto che possiamo sviluppare e che possiamo far emergere dallo studio dell'entomologia forense, come vi dicevo, è il settore merceologico. Il danno che gli stessi insetti che infestano un cadavere possono farlo nei confronti delle derrate alimentari porta anche questo a una responsabilità dell'entomologo di dover attribuire una responsabilità a ditte di produzione degli alimenti piuttosto che ad altri, quindi cercare di andare in tribunale portando anche lì un dato fondamentale. Da quanto tempo gli insetti hanno infestato la derrata alimentare? In quale processo? Voi sapete, gli alimenti hanno un lotto di produzione per garantire una tracciabilità, una rintracciabilità a monte, a valle, lungo la filiera di produzione. Quindi l'insetto può andare ad infestare in diversi momenti, può andare a infestare durante la raccolta, durante lo stoccaggio, il trasporto, durante la produzione, o addirittura in una fase in cui il consumatore finale non rispetta dei requisiti igienico-sanitari ed è qui quindi il ruolo dell'entomologo. Può anche scagionare la ditta che ha venduto l'alimento e lo ha fatto secondo le conformità vigenti. Come vedete, tutto questo porta a dover difendere, ad accusare in base ad un dato scientifico. Quindi si reperta l'insetto dall'alimento, anche lì portandolo in laboratorio si fissa una parte e si pone in coltura l'altra, quindi come vedete non cambia nulla. Cosa cambia? Cambia il contesto in cui appunto si ritrova l'insetto che ha infestato quel determinato alimento. L'entomologia forense, come vedete, quindi ha tante applicazioni e lo studio non finisce perché, come vedete, sono partita da uno studio di entomologia forense fino ad arrivare al sistema HACCP, alla rintracciabilità, al pacchetto igiene, perché un aspetto richiama l'altro. Una volta che vi chiamano a fare una consulenza, il biologo si deve accertare di approfondire le sue competenze e questo lo deve fare a 360 gradi. Ecco perché poi da lì è nato l'approfondimento, ecco, nel settore merceologico, nel settore alimentare, per appieno comprendere ogni aspetto di responsabilità civile e penale che le nostre consulenze possono avere. La responsabilità lungo tutta la filiera di produzione cambia ovviamente in base a dove avviene l'infestazione. Per quanto riguarda le ditte di produzione, ad esempio, se non fanno una corretta lotta agli infestanti, se non identificano i corretti CCP, i punti critici di controllo, se non rispettano l'igiene del comportamento, l'igiene personale o ancora fanno degli errori a carattere igienico-sanitario, e allora è lì che avviene la colonizzazione da parte dell'insetto e quindi l'insetto che entra all'interno della confezione, all'interno dell'alimento, viene ritrovato dal consumatore finale ed è lì che scatta l'alert, la segnalazione da parte dell'utente di una carenza igienico-sanitaria e quindi si va a fondo per fare un'indagine entomologica e dare un responso. Al contrario, quando avviene invece un'infestazione all'interno delle case, quindi un classico consumatore finale che fa uso di quell'alimento, ma in maniera scorretta. Vi faccio un esempio: il ragazzo, la ragazza, il signore che lascia l'alimento a temperatura ambiente, magari non confezionato, non coperto, non sigillato, la mosca che è presente all'interno delle nostre case va a contaminare, va a infestare quell'alimento. Un alimento che magari viene successivamente somministrato, servito e quindi troviamo un'infestazione
un'intossicazione da parte delle larve in quell'alimento, ma non per colpa dell'azienda, ma purtroppo per una responsabilità di tipo casalingo. E quindi è fondamentale l'intervento del biologo. Vi ho fatto questi due esempi classici, per le consulenze sono basate anche su questo, perché è fondamentale non andare a gravare sulle aziende che invece rispettano tutti i requisiti igienico-sanitari e ottemperano ai requisiti secondo il sistema HACCP nel migliore dei modi. Questo è quello che ho potuto in poco tempo farvi, un excursus dell'entomologia forense, del mio ruolo, del ruolo dei biologi, e auguro anche a voi di poter approfondire sempre di più la materia, poter avere un approccio sempre più approfondito, più accurato, per conoscere meglio la materia. Rimango ovviamente a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Ringrazio ancora il professore Saccone e tutti gli organizzatori per avermi dato l'occasione di poter arrivare a voi. Mi dispiace, ecco, per la registrazione, ma mi sono a vostra disposizione, e anche per domande, per curiosità, per approfondimenti successivi. A presto e buona continuazione. Bene, ringraziamo virtualmente la dottoressa Sollami. Quindi vedete, questo è un altro ambito abbastanza diverso rispetto a quello che avevamo affrontato prima, anche se anche in questa, diciamo, in quest'ambito qui la genetica c'entra pure. Adesso vi faccio un attimino che qui condivido questo, così vedono anche dalla su Facebook. E così, prima di vedere delle domande, vi volevo far introdurre il lavoro che abbiamo fatto noi qualche anno fa, l'anno scorso. Vedete, questo qui è un articolo che abbiamo fatto l'anno scorso, nel 2018, cioè l'identificazione degli insetti in modo molecolare. Quindi vedete, l'entomologia forense si incrocia con la genetica, ovviamente. Quindi abbiamo messo a punto un sistema, vedete qui, di elettroforesi di piccoli frammenti di DNA che consentono di identificare l'insetto semplicemente con una PCR, perché voi avete visto le larve da un insetto all'altro non si riescono a distinguere, e quindi con la genetica si può di fatto dare una mano anche in questo ambito qui, perché voi considerate gli insetti che colonizzano i cadaveri e vengono repertati in una scena del crimine. Quando vengono repertati, diciamo, gli operatori e gli investigatori vogliono la risposta subito, vogliono sapere ma che insetto è, ci può dire quando l'individuo che abbiamo ritrovato è morto, quindi vogliono sapere tempo mezz'ora tutto quanto. Ovviamente in tempo mezz'ora non si può dire nulla, però magari in un giorno, utilizzando il DNA, è possibile farlo. E vabbè, visto che non c'è la dottoressa Sollami, tu Vincenzo volevi aggiungere magari qualcosa su quest'ambito? No, qui no. A proposito di questa velocità nelle analisi, adesso esiste un metodo che si chiama una strumentazione, ce ne sono diverse, quella più recente, più innovativa, si chiama DNA Rapid Hit, che è uno strumentino che in 90 minuti ci dà il profilo, cioè inseriamo la traccia che può essere, allora, i colleghi della ditta che lo commercializzano ovviamente propongono una traccia, diciamo, di una quantità sostanziale di DNA, quindi un tampone buccale piuttosto che un mozzicone di sigaretta, una traccia di sangue cospicua, e in 90 minuti effettivamente il robottino estrae il DNA, lo amplifica, lo sequenzia e ci dà l'elettroferogramma sul tablet connesso ovviamente col software di lettura e tutto, come se fosse una normalissima pratica di laboratorio, che invece ci impiega senza repliche più o meno un giorno e mezzo. Ecco. Certo, perché adesso tutte le strumentazioni sono miniaturizzate, compreso anche la parte che riguarda estrazione del DNA, amplificazione, tutto. Tutto su chip, esatto. E in America
In America lo utilizzano anche sulle microtracce, poi ovviamente replicandole, ove possibile, se la quantità lo permette, replicandole con gli step canonici in laboratorio. È un po' rischioso. E mi dicevano che il muro, tra virgolette, tra gli Stati Uniti e il Messico non è nient'altro che una sfilza di questi Rapid DNA Hit, dove tipizzano tutti quelli che passano e ovviamente tempo zero hanno i profili che buttano subito in banca dati. Ho capito. Già subito l'applicazione. Subito. Bene. C'era qualcuno che voleva porre qualche domanda su quello che avete sentito da parte della dottoressa Sollami? Che su Facebook non ci sono domande. Qui c'è qualcuno? Vabbè, Gianni, tu volevi concludere magari qualcosa? Che se non ci sono domande, magari chiudiamo così andiamo a fare il test finale per chi ha necessità di avere l'attestato. Gianni, volevi? Sì, no, io sinceramente l'entomologia forense non la conosco, non la conoscevo, ma sono rimasto sinceramente sorpreso per la complessità e anche l'interesse, cioè l'importanza di questo tipo di attività del biologo. Devo essere sincero, ma credo che c'è molto lavoro lì da fare. Una volta ho sentito la dottoressa Sollami. E anche riguardo all'utilizzo degli insetti come alimento del futuro, no? Già oggi si vengono utilizzati per mangime di altri animali, ma in futuro credo che si avvicini, ma non è neanche troppo lontano, E già è presente, anche noi possiamo anche mangiare. noi inizieremo a mangiare Noi insetti. intestolato, diciamo, perché chi E gradisce quindi questo. là per il biologo cioè, si apre Certo. un'altra finestra di lavoro. E poi un'altra cosa che non immaginavo era l'utilizzo, appunto, non ci avevo mai pensato che potesse essere utile nell'HCCP, ecco, per provare, insomma, che l'attività lavorativa è pulita, è derattizzata, eccetera, eccetera. Quindi sinceramente non ci avevo pensato mai. Per trovare delle tracce di insetti, anche analizzando il DNA, uno lo può trovare, cioè, con dei residui, ovviamente, lì si può fare. Certo, ma gli ambiti di applicazione sono tantissimi. Sì. Quindi grazie, insomma. Non è che ora cambi mestiere da No, laboratorista. no, Ecco, no, no, mi fanno impressione. Mi fanno un po' impressione. ma infatti una delle cose che ascoltavo e diceva Agostini è che magari molti sono interessati all'ambito forense perché vedono i film tipo CSI e così via, però la televisione impedisce di prendere, diciamo, un aspetto della biologo forense, gli odori, L'ho perché fatto io. ovviamente uno deve avere a che fare sempre con cadaveri, con materiale putrefatto, per cui alla televisione sembra magari molto interessante, però farlo poi in modo diretto, diciamo, c'ha Tutta un'altra un suo storia. lato negativo. No, no, Vincenzo, mi pare che Sì. tu questo. Sì, io lo dico sempre che deve piacere, è un mestiere che deve piacere, quindi No, senza dubbio. Sì. Va bene, sì, se non ci sono interventi da parte degli studenti che a questo punto hanno avuto tutto chiaro, evidentemente. E niente, ringraziamo Vincenzo Grazie a della voi la tutti. dottoressa Sollami anche se non è presente. Gianni, grazie anche a te. Grazie. Se puoi rimanere, rimani, ma io adesso mi fermo così per somministrare questo test finale ai nostri studenti che hanno bisogno di CFU. Ok. Grazie mille allora. Io vi saluto e buon test. Benissimo, Grazie grazie ancora a allora, tutti. arrivederci. Arrivederci a tutti. E Ciao. arrivederci a chi non deve fare il test. Ciao, ciao.